Un'arma in più contro il cancro alla prostata che causa la morte di 7.000 persone l'anno in Italia, ma che resta un tumore guaribile se affrontato con diagnosi precoci. Un'arma in più di cui si è dotata l'ospedale Santa Croce di Fano, al quale la Fondazione Carifano ha donato un ecografo di ultima generazione capace di un salto di qualità unico nelle Marche per effettuare biopsie prostatiche con modalità all'avanguardia che riducono il rischio di infezione per i pazienti. Un upgrade del precedente modello finanziato da uno stanziamento di 50.000 euro della Fondazione per un ecografo già in utilizzo dal reparto di urologia. Un'ultima delle donazioni fatte al nostro ospedale è un upgrade di un ecografo che è un ecografo d'eccellenza all'avanguardia in tutta la regione e è un ecografo che consente di migliorare le condizioni dei pazienti che devono fare questo tipo di verifiche e di diagnosi. È soltanto l'ultima delle donazioni che la Fondazione ha fatto all'ospedale di Fano, ce ne sono state altre negli anni. La caratteristica principale è quella di consentirci di effettuare biopsie prostatiche mediante un accesso che non è più transrettale, quindi tipo la supposta, intanto per intenderci, ma è transperineale, quindi noi non passiamo dal retto, non passiamo dall'intestino per fare i prelievi. Passiamo attraverso il perineo. In questo modo garantiamo al paziente una significativa riduzione del rischio di complicanze infettive, che sono quelle che maggiormente spaventano. Una biopsia prostatica, se eseguita in condizioni di non adeguata preparazione ed effettuata per via transrettale, si associa ad un rischio importante di infezione che può arrivare fino alla setticemia. Quindi questa modalità di accesso riduce significativamente il rischio e le linee guida europee le hanno proposto già dall'anno scorso l'accesso preferenziale per via transperineale. La donazione è fondamentale perché ci permette di stare veramente al passo anche con questo upgrade che non è soltanto strumentale ma è concettuale e culturale, cioè di a trattare il paziente da sottoporre a biopsia nel modo meno invasivo a 360 gradi, quindi anche relativamente al rischio di possibili complicanze infettive. La differenza è la prevenzione. Noi oggi facendo prevenzione riusciamo a fare diagnosi precoce. Diagnosi precoce significa attuare provvedimenti terapeutici che si associano alla possibilità di garantire al paziente la guarigione in percentuali prossime al 100%. È importante fare diagnosi precoce perché se aspettiamo che la malattia bussi, arriviamo tardi. Un macchinario presentato alla presenza del direttore generale dell'ASTA Alberto Carelli e dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che ha voluto nell'occasione fare chiarezza anche sul caso dei 50 posti letto garantiti all'ospedale Santa Croce. I 50 posti letto sono stabiliti per Fano nel piano sociosanitario, quindi non possono essere toccati o inviati in altri centri o in altri plessi ospedalieri, semplicemente perché l'obiettivo della nostra regione, la politica regionale, è quello di valorizzare le ingenti e importantissime risorse presenti al Santa Croce di Fano. Peraltro si tratta non dell'ospedale di Fano, si tratta di un ospedale che serve un'intera vallata, metà della provincia di Pesaro e che deve dare le risposte di altissima caratura professionale e istituzionale. Peraltro entro la fine di settembre dovrà essere redatto il piano aziendale in relazione al piano sociosanitario e quindi i 50 posti letto dovranno essere allocati all'interno delle specializzazioni che sono presenti all'interno dell'ospedale di Fano, quindi servono a Fano questi 50 posti letto.